Salve a tutti e benvenuti su Breaking History, lo show di interesse storico che va in onda una volta alla settimana nel quale parliamo di cosa è successo nel mondo nel corso dei secoli. Sigla! Il primo episodio che accade in questa settimana ha come protagonista quest'uomo, Jean-François Philliard de Rozier, fisico, chimico e aerostate, ed è uno dei pionieri dell'aviazione francese. Nel giugno del 1783 ebbe modo di assistere al primo lancio di una mongolfiera ad opera dei fratelli Mongolfier, e nel settembre di quello stesso anno assistette al volo senza fili di sicurezza di palloni con a bordo una pecora, un gatto ed un'anatra, dal cortile di fronte al palazzo di Versailles. E dopo alcuni test condotti ad ottobre fu il primo uomo a salire su nel cielo a bordo di una mongolfiera. Il volo di Jean-François durò appena 25 minuti, ma lo portò ad un'altezza massima di 9 km e gli permise di viaggiare per oltre 12 km, ad una velocità che all'epoca era inimmaginabile. Questo esperimento gli permise il 19 gennaio dell'anno successivo di partecipare ad un secondo volo insieme a Jean Mongolfier ed altri 4 passeggeri, a bordo di un enorme pallone ribattezzato Les Flesseurs, partito da Lione, passando ora l'altro e spostandoci dal cielo al mare e da una situazione reale che ha in un certo senso inaugurato un mondo nuovo ad una situazione sempre reale ma che ha però creato un mondo fantastico. Voglio dire, l'esperimento dei fratelli Mongolfier ha aperto all'uomo le porte del cielo. Il volo, sognato e bramato per secoli, era ora possibile e l'unico limite fisico che si poneva di fronte all'ascesa dell'essere umano era ora abbattuto, distrutto per sempre. L'uomo poteva fare qualsiasi cosa, poteva raggiungere qualsiasi luogo, non aveva più alcun limite, poteva addirittura volare. E non è quindi difficile pensare che l'invenzione della mongolfiera abbia in qualche modo fruito la successiva rivoluzione francese. Non è certamente una delle cause dirette, ma indirettamente può aver indotto i parigini e i francesi a pensare: ehi, siamo uomini, siamo liberi, possiamo fare qualsiasi cosa, siamo riusciti addirittura a volare, non vogliamo quindi più essere dei semplici sudditi, vogliamo i nostri diritti. Ma comunque passiamo ora a qualcosa che si presta un po' meno ad una lettura così idealizzata. E il 20 novembre del 1820, a 4.000 km dalla costa sudamericana, la baleniera Essex venne attaccata da una balena. Non era certamente il primo caso e non fu l'ultimo caso e non avrebbe nulla di eccezionale se non fosse per il suo racconto. Qualche anno più tardi, infatti, in seguito ad un secondo naufragio avvenuto nei pressi delle Hawaii, il capitano Pollard incontrò Herman Melvin, che poté realizzare, grazie ai racconti estremamente dettagliati di Pollard, uno dei grandi classici della letteratura americana dell'Ottocento. Sto parlando di Moby Dick, di cui Pollard e l'Essex sono alla base. Agab è quindi una trasposizione letteraria di questo capitano che vide la sua nave affondare in seguito all'attacco di una balena. E tutto il rancore che provava venne inserito ed incorporato all'interno di questo personaggio immortale, nell'odio contro una balena che si idealizza e diventa qualcosa di insormontabile. Uno scheletro nell'armadio che è necessario abbattere ed eliminare, al punto che Moby Dick e Ahab diventino una cosa sola, e Ahab diventa il primo nemico di se stesso. Così per Pollard, che in seguito al secondo naufragio era diventato ormai l'ombra di se stesso, ossessionato dai suoi ricordi, ossessionato dalle sue imprese, ossessionato da quel dolore che gli era costato la perdita di due navi, di non si sa quanti uomini, e che ci fa riflettere sulla natura umana. Un altro episodio che cade in questa settimana e che anch'esso è permeato da un'aura rivoluzionaria vede come protagonista Thomas Edison, celebre inventore statunitense che è uno dei protagonisti di primo piano della creazione dell'epoca moderna. E il 21 novembre del 1877 annunciò una delle sue invenzioni, il fonografo, un apparecchio in grado di registrare suoni. Oggi questa tecnologia ci appare banale, scontata, la utilizziamo costantemente, ogni giorno abbiamo a che fare con un derivato del fonografo di Edison. Pensate ai microfoni, pensate alle cuffie, pensate agli altoparlanti. Anch'io in questo momento, per registrare questo video, sto utilizzando un microfono. E voi, quando vedrete questo video, io state ascoltando quello che dico, utilizzando delle casse o delle cuffie, tutti derivati del fonografo di Edison. Un'invenzione, una semplice invenzione che però è alla base di una rivoluzione. Provate ad immaginare il nostro mondo senza questo strumento. Provate ad immaginare il nostro mondo senza la possibilità di telefonare, di ascoltare suoni, di registrare dei suoni. Non esisterebbe il telefono, non esisterebbe la televisione, non esisterebbe la radio, non esisterebbe internet.
Certo, questo discorso può apparire superficiale, ma credetemi, il mondo sarebbe completamente diverso. Sarebbe molto più, potremmo dire, arretrato rispetto ad oggi. Quindi, una semplice invenzione come il fonografo, uno strumento che semplicemente prende dei suoni e li incide e permette in seguito, grazie ad un'altra invenzione, di riprodurli, cambia completamente il nostro mondo, stravolge completamente la nostra esistenza. E prima di chiudere questo Breaking History con l'ultimo episodio, volevo ricordare rapidamente un episodio accaduto il 19 novembre del 1881. Un meteorite si è schiantato vicino al villaggio di Grobolibentladrtat, a sud-est dell'Ucraina. Non mi dilungo più di troppo in questo avvenimento, in questo episodio, perché è sì importante, ma non sono riuscito a trovare alcuna notizia o quasi nulla. Le poche notizie, i pochi riferimenti che ho reperito erano molto confusi e confusionari. Questa volta si tratta di un episodio reale, non come l'attacco degli alieni di qualche settimana fa. Il meteorite si è schiantato, sembra che non ci siano stati molti danni, ma è comunque un meteorite che si schianta sul nostro pianeta, cosa molto rara, perché solitamente i meteoriti che arrivano sulla Terra sono molto piccoli e si distruggono nell'atmosfera e raramente si schiantano al suolo. Dovreste star vedendo alcune immagini di un meteorite schiantatosi nell'atmosfera a pochi chilometri dalla superficie terrestre nella foresta russa di Tunguska. Guardate i danni che ha provocati, provate a immaginare cosa accadrebbe se un meteorite colpisse una nostra città. Cosa accadrebbe se un meteorite esplodesse sui cieli di New York o di Washington o anche di Roma, Milano, Berlino, Londra. Danni, immensi danni, e questo ci mostra come la nostra grande tecnologia, il nostro grande progresso, la nostra immane potenza umana sia nulla nei confronti di un sassolino che arriva dallo spazio. Concludendo invece, vista la gloriosità e l'immensità degli argomenti trattati finora, vista la loro portata epica e rivoluzionaria, i grandi contenuti morali che ho involontariamente tirato fuori da cose a caso, volevo parlarvi ora di qualcosa di estremamente patetico che riguarda la famiglia Savoia. Se non sapete chi sono i Savoia, beh, vi dico semplicemente questo. Erano la famiglia reale. Hanno permesso al regime fascista di fare alcune cose molto sbagliate e in seguito ad un referendum gli italiani hanno detto: noi non vi vogliamo più come nostri sovrani, siete degli incapaci, dovete andarvene. Bene, fatte queste premesse, il 20 novembre del 2007 è stato reso pubblico il contenuto di una lettera inviata dai legali di Casa Savoia al nostro presidente del Consiglio, allora Romano Prodi, e capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in cui si faceva richiesta di un risarcimento di 260 milioni di euro per l'esilio, come spese di rimborso, come risarcimento per l'esilio subito. Non so poi come si sia risolta la vicenda, non mi sono documentato più di tanto. Quello che so è che in seguito è stato permesso a Vittorio Emanuele Filiberto di mettere piede in Italia. Probabilmente è stato raggiunto un accordo in cui non si davano 260 milioni di euro ai Savoia, ma gli veniva permesso e gli veniva concesso di rimettere piede in Italia. Breaking History è appena finito, ora dirò cose che non interessano a nessuno, forse vi interessano. Voglio annunciarvi un piccolo contest che verrà realizzato all'interno di Breaking History, ovvero indovina chi sto copiando, già in corso, ogni settimana copio uno youtuber più o meno famoso. Se indovinate di chi si tratta, linkatelo, scrivete qui sotto e condividete con lui il mio Breaking History. La scorsa settimana ho copiato palesemente Daniele da Zenmatter e i vincitori del contest, chiamiamolo così, sono, li vedrete apparire qui ai lati, che sono stati semplicemente i primi a scrivere Daniele da Zenmatter o a citare Daniele da Zenmatter. Grazie per aver condiviso questo video, grazie per aver visto questo video, grazie per i mi piace, per i commenti, fate tutto quello che ritenete necessario affinché Breaking History possa diventare il più grande show di tutti i tempi. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, ma prima, prima i commenti che ho letto la scorsa settimana, i commenti più belli. È stato difficile scegliere, è stato quasi impossibile scegliere, perché sono stati tutti stupendi. Comunque stanno scorrendo qui di lato da quando ho iniziato a farneticare, non so da che lato, quindi li indico entrambi.
sono 4 o 5 commenti, grazie a tutti. E prima di lasciarvi l'ultima notizia, l'ultima cavolata che andrò a dire, vi invito, sì, lo faccio per aumentare le condivisioni del video, lo dico a priori. Allora, nei commenti qui sotto e non là sopra, potete, anzi non potete, dovete, vi invito a linkarmi un vostro video, visto che ora è possibile, utilizzando l'hashtag Breaking History, Breaking Spam e taggando me. Dovete aggiungermi su Google Plus, seguirmi su Google Plus, io vi riaggiungo subito dopo. Vedrò i vostri video e verranno inseriti da qualche parte in questa schermata, probabilmente tra me e chi mi aiuterà, che è finito lì sotto, e qui nel mezzo ci sarà, perché ho fatto qui nel mezzo che non è qui, e qui nel mezzo ci sarà il vostro video, ci sarà un link al vostro video con un'immagine del video e tutti potranno vederlo. Io vi do quindi appuntamento alla prossima settimana, nel quale probabilmente uscirà un solo Breaking History, come ogni settimana, ma mi sembrava carino dirvelo.